Radio 3 Scienza. Secondi dopo le 11:30, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza in questo venerdì 12 agosto, nel quale prima di addentrarci nel tema della puntata di oggi, che sono pronto a scommettere che alimenterà molte curiosità tra chi ci ascolta, come è accaduto d'altronde nella nostra redazione, voglio anticiparvi quello che accadrà nella prossima settimana di Radio 3 Scienza, che sarà una settimana speciale, ricca di libri e consigli di lettura per l'estate. Noi l'abbiamo chiamata Tetris, incastri di scienza, in omaggio al popolarissimo videogioco ideato da un programmatore russo negli anni 80, in cui si cercava di organizzare, lo ricorderete, lo saprete bene, e gli elementi di forme diverse, i tetramini per i cultori del genere, e in questo caso si tratta di incastrare, diciamo così, libri di scienza anche molto diversi tra loro. Sono 15 in tutto che abbiamo selezionato insieme a Roberta Fulci, Francesca Boninconti, Elisabetta Tola e Paolo Conte. Ogni puntata inizierà con un suggerimento di lettura di uno scienziato, di un giornalista scientifico, e poi ascolterete una conversazione che ognuno di noi ha fatto con l'autore o il curatore di un libro, e infine un consiglio di lettura che nasce proprio dal nostro gruppo, in cui ciascuno di noi racconterà una delle sue letture preferite tra i libri di scienza pubblicati nell'ultimo anno. Vi cito soltanto qualche titolo, giusto per avere un'idea della diversità dei libri di cui parleremo: Una pianta non è un'isola, Quando la Terra aveva due lune, Diversi, le questioni di genere viste con gli occhi di un primatologo, e ancora Con la giusta energia, L'arte di respirare, Né intelligente né artificiale. Questi sono solo alcuni dei 15 titoli di cui parleremo, che vi racconteremo e di cui vi suggeriremo la lettura nel corso della prossima settimana in questa speciale che abbiamo chiamato Tetris, incastri di scienza. E mentre stavamo lavorando proprio nei giorni scorsi alla preparazione delle puntate di Tetris in redazione, ci siamo ritrovati improvvisamente tutti a guardare incantati un video. È il video di un piccolo ragno penzolante da un filo di seta che muove le sue 8 zampe. Nel raccontare i risultati di una ricerca che è stata pubblicata lunedì scorso dalla rivista statunitense PNAS, il New York Times ha voluto giocare col titolo del celebre romanzo di Philip Dick che ispirò il film Blade Runner, titolando il pezzo così: i ragni sognano pecore a 8 zampe? Già, perché la domanda da cui partiamo oggi a Radio 3 Scienze è proprio questo: ma anche i ragni sognano? E voi al 335-56-34-296 raccontateci i casi in cui, osservando un animale dormire, vi siete chiesti: ma starà mica sognando? Per capire meglio di cosa stiamo parlando, abbiamo invitato uno degli autori di questa ricerca, Massimo De Agro, buongiorno. Buongiorno. Grazie molte per essere con noi. Massimo De Agro è ricercatore in cognizione animale all'Università degli Studi di Firenze ed è uno dei firmatari di questa ricerca apparsa su PNAS, che ha suscitato appunto nel nostro gruppo molta attenzione. Allora, partiamo dalla descrizione innanzitutto dei protagonisti di questa ricerca. Come sono fatti questi ragni saltatori? Ce li faccia conoscere. Allora, i ragni saltatori, io sono sicuro che voi li avete anche incontrati a casa, magari non conoscendoli. Sono dei piccoli ragnetti che si trovano un po' ovunque in tutto il mondo e sono particolarmente affascinanti almeno dal mio punto di vista, perché si tratta di ragni molto attivi. Non fanno una tela classica, quella che troviamo negli angoli delle case, nelle porte, ma sono cacciatori attivi. Questo vuol dire che vanno in giro durante il giorno utilizzando la loro ottima vista per trovare le loro prede, e quindi sono questi piccoli ragnetti diurni particolarmente curiosi e particolarmente affascinanti. Particolarmente affascinanti anche nel loro aspetto, cioè sono molto piccoli, vero Massimo De Agro? Tendenzialmente ce ne sono anche di più grandi, ma sì, sono quelli che possiamo trovare da noi qui in Italia, sono abbastanza piccoli, okay. Al massimo un centimetro, però visti da vicino hanno anche delle, per esempio dei colori, almeno alcuni di loro, piuttosto sgargianti, hanno
questi occhi su cui adesso ci soffermeremo, anche perché è una specialità, la sua specialità, quella proprio della cognizione, in particolare della visione nel mondo animale. E hanno degli occhi che la stessa Daniela Rössler, che è la sua coautrice, l'autrice principale di questa ricerca, ha definito un po' questi occhi sovradimensionati, un po' da personaggio dei cartoni animati. Sì, è vero, i ragni, quasi tutti quanti i ragni hanno 8 occhi, e dei ragni saltatori questi sono disposti tutto intorno al cefalo torace, che è fondamentalmente la testa del ragno, e che li fa vedere a 360 gradi, ma i più belli di tutti sono questi occhi da cartone animato, che sono i due occhi principali, che sono dei lunghi tubi, come fossero degli obiettivi di una macchina da presa, che si trovano all'interno del cefalotorace del ragno e che gli permettono di avere una vista invidiabile. Una vista invidiabile. Adesso ci concentreremo proprio sulla vista, perché in realtà è, o meglio, sul movimento degli occhi, perché è uno degli indicatori che ha fatto sorgere questo interrogativo. Però facciamo un passo indietro, raccontando, Massimo De Gros, com'è nata questa ricerca, com'è che siete arrivati ad osservare questa condizione di sonno. Adesso cercheremo di capire anche se possiamo definirla con certezza sonno, prima di arrivare ancora di più alla domanda più impegnativa, se si tratta, se davvero i ragni sognano. Sì, allora, questa ricerca è nata in realtà un po' per sbaglio. È nata nel 2020. In quegli anni ci trovavamo quasi tutti gli autori di questo lavoro all'Università di Harvard, e stavamo iniziando a studiare ragni saltatori. Nessuno di noi è un esperto di sonno nello specifico, ognuno di noi ha un interesse diverso nei confronti del ragno saltatore. Io la vista, Daniela nella fattispecie è interessata all'etologia di questi animali, quindi il comportamento in natura, e insomma eravamo pronti a iniziare il nostro lavoro. Poi nel 2020 scoppia il Covid, l'Università di Harvard chiude, o meglio chiudono i laboratori, e noi siamo costretti a lavorare da casa. E Daniela, nello specifico, in quel momento vivendo in un appartamento piuttosto piccolo, mette i ragni saltatori su cui faceva gli esperimenti, in camera da letto. E quindi, dormendo con questi ragni, un giorno spegne la luce e vede che questi ragni, a luce spenta, scalano la loro piccola scatolina, si appendono dal soffitto e si fermano in quella che sembra proprio come se stessero dormendo. Il giorno dopo ci ha chiamato emozionata tutti quanti noi altri colleghi, dicendo: ragazzi, questi ragni sembra che dormano. Mentre lei descriveva questa scena di Daniela Rössler, coautrice dell'articolo che si portava in casa i ragni, sia io che la nostra regista Giovanna Savignano abbiamo avuto un po' un moto di repulsa, come Patrizia, che ha scritto al 335 56 34 296, che rispondendo alla nostra domanda, no, sugli se avete osservato animali dormire, se avete pensato che sognassero, lei dice: salve, sicuramente i cani sognano, sono anche rumorosi, ho le prove. Per i ragni non so, poi ne ho la fobia. Altri ascoltatori, come Andrea da Roma, dice: la mia gatta sogna ma non so cosa, il mio gatto di sicuro, gli animali sognano e come, dice Luciano. C'è anche una domanda, una curiosità che le giro subito, Massimo De Gros: che cosa si intende per ottima vista di un ragno? Allora, quando si parla della vista di un essere vivente, ci sono diverse caratteristiche che noi possiamo considerare. Per esempio, la visione di colori: più questa è ampia, più noi la possiamo considerare ricca, quindi quale parte dello spettro di colori sono in grado di vedere. Ma anche la risoluzione, ovvero la distanza minima tra due punti per vedere quei due punti come diversi. Questo noi ne abbiamo un'esperienza diretta guardando gli schermi di qualsiasi dispositivo, quindi più sono tanti i pixel, più è alta la definizione dell'immagine. E anche la velocità di risposta di un occhio contribuisce alla qualità visiva in totale. E in ultimo anche l'ampiezza visiva, quindi quanta porzione del mondo i tuoi occhi ti permettono di vedere. E i ragni usano un trucco: alcuni occhi vedono molto largamente ma con bassa definizione, quindi tutto intorno a loro ma a bassa definizione. E invece questi due occhi frontali a obiettivo di telecamera vedono
molto poco dell'ambiente, ma ad altissima risoluzione. Quindi loro hanno questo sistema di soluzione per riuscire a comprendere, ad avere il meglio di entrambi i mondi, insomma, sì, l'alta risoluzione e l'ampia acuità visiva. Quindi molte variabili che concorrono a fare una ottima, diciamo, capacità di visione, magari specializzata. Abbiamo capito che appunto i ragni saltatori riescono a mettere assieme diverse caratteristiche per avere, diciamo, un'ottima capacità di visione. Eravamo rimasti, Massimo De Garò, a questa immagine che lei ci ha raccontato di Daniela Rössler, che portava i ragni saltatori, anzi, come dice l'articolo del New York Times, una bella baby nursery, e adesso capiremo meglio perché è importante che si trattasse di poi di ragni, di piccoli ragni, di giovani ragni saltatori, che appunto penzolavano, diciamo, dal filo di seta, e lei vi ha comunicato la sua sorpresa nell'osservare che cosa in particolare, cioè che cosa ha suscitato la sua curiosità e poi ha innescato la decisione di cercare di approfondire e di aumentare le vostre osservazioni sul comportamento di questi ragni saltatori in quello che avete definito, se non vado errato, stato di condizione di simil sonno, Massimo De Garò. Sì, esattamente. La parte che ci ha suscitato questa curiosità, questo interesse, era proprio che questi ragni sembravano passare da uno stato di attività a uno stato di quiescenza, si dice, quindi bassa attività, staticità, e in questo modo lo si appendevano, e questo corrispondeva all'ora del giorno, alla presenza della luce. Ora, questo non è sufficiente per dire che un animale dorme, perché il dormire si accompagna a tutta quanto un'altra serie di caratteristiche che sono ancora da dimostrare, però è senz'altro un indizio che può suggerire che c'è questa differenza tra uno stato di attivazione e uno stato di disattivazione. E a quel punto abbiamo iniziato a cercare più indizi. E per far questo abbiamo cominciato a riprendere i ragni tutta la notte, quindi mentre erano in quello stato di quiescenza. Oh, riprendere significa che voi avete predisposto, immagino, una sorta di piccolo set cinematografico, perché avete bisogno di ingrandire anche l'immagine, di illuminarla in maniera adeguata durante la notte, cose del genere. Sì, esatto, si tratta di telecamere agli infrarossi, così certo, che si può riprendere utilizzando una luce che invece i ragni non vedono, perché altrimenti li avremmo disturbati, magari non, certo, non si sarebbero proprio appesi e messi in quello stato che a noi interessava. E a quel punto avete cominciato ad osservare il movimento delle zampe, innanzitutto, e in questo stato di quiescenza, e poi il movimento degli occhi, di quegli occhi che lei ci ha descritto così bene prima, a forma un po' di cannocchiale, di telecamera. Che cosa avete visto, che è un po' quello che le ascoltatrici e gli ascoltatori, se vogliono, possono anche vedere in parte nei video che circolano in rete, li condivideremo anche sui nostri profili Facebook, che si trovano sugli articoli di National Geographic, di New York Times, che raccontano i risultati della vostra ricerca. Massimo De Garò. Sì, esatto, riprendendoli abbiamo osservato che a intervalli più o meno regolari questi ragni cominciavano a muovere le zampe. Muovono le zampe in un modo particolare, non semplicemente come se muovessero, come se camminassero, avevano proprio della riduzione tonale della quella che non è muscolatura, per loro hanno un sistema idraulico, ma è proprio come se si sgonfiassero e poi si rigonfiassero. E da lì ci venne l'idea, dice, ma questi intervalli regolari in cui loro si muovono assomigliano moltissimo agli intervalli regolari che contraddistinguono la fase REM di sonno. REM sta per Rapid Eye Movement, osservata negli esseri umani, e attraverso appunto in momenti diversi della notte, a intervalli più o meno regolari, noi umani cominciamo a muovere gli occhi molto rapidamente. Allora abbiamo preso alcuni ragni neonati. Perché? Perché i ragni neonati, saltatori, tendono ad avere il cefalotorace e la cuticola molto sottile e quindi trasparente. Diciamo il loro esoscheletro, quello che potremmo chiamare. Il loro esoscheletro, esattamente. Quindi riuscivate a vedere quello che succedeva in questi occhi.
esattamente potevamo vedere il fondo di questo tubo, di questo obiettivo dei loro occhi principali. E riprendendoli abbiamo osservato che, in corrispondenza della presenza di questi movimenti delle zampe, i ragni cominciavano a muovere anche questi tubi oculari in modo molto repentino. Allora, a questo punto voi avevate, diciamo, dei chiari indizi che lasciano pensare che anche in questi ragni ci sia, in una condizione che sembra di sonno, addirittura un'attività simile a quella che avviene in noi umani, questa attività REM, una fase del sonno in cui effettivamente noi sogniamo. Ora, a questo punto però, Massimo De Agro, come si fa a andare avanti? Nel senso che, come nel nostro caso, si può comunicare tra di noi, chiedere, no, raccontare i sogni, raccontare quello che è successo, fare dei brain scan, quindi le immagini dell'attività cerebrale per vedere le diverse fasi del sonno, e voi invece che cosa potete fare con questi ragni? Questa è veramente la domanda da un milione di dollari, nel senso che il sogno è qualcosa di particolarmente sfuggente all'analisi scientifica. In generale l'analisi scientifica va a cercare degli indizi che possano suggerire una particolare spiegazione, ma all'infuori del self-reporting, quindi del chiedere a qualcuno cosa hai sognato e quindi quella persona può descrivere cosa ha visto, noi nel ragno questo non potremo mai farlo. Possiamo però raccogliere alcuni indizi che possano più o meno suggerire un'attività cerebrale simile a quella che noi osserviamo per esempio negli esseri umani, ma come in altri animali. E questo passa attraverso diversi tipi di esperimenti. Un esperimento è quello dell'osservare l'alterazione della coscienza. Quando noi dormiamo, la nostra coscienza è alterata e quindi la nostra capacità di rispondere agli stimoli esterni è diminuita. Quindi per svegliarci dobbiamo sentire uno stimolo più forte di quello che ci serve per allertarci da quando siamo svegli. Ecco, questo per esempio è un'analisi che si può fare per vedere se quando i ragni si trovano in quello stato hanno questo abbassamento della soglia di risposta. Quindi siamo soltanto all'inizio, diciamo così, Massimo De Agro, di un percorso ulteriore di ricerca appunto lungo queste direttrici che lei ci stava dicendo, per cercare di saperne di più. Nel frattempo stanno arrivando moltissimi messaggi al 335-5634-296 di ascoltatori e ascoltatrici. Marco da Venezia: i ragni saltatori li conosco bene, ne ho molti intorno, vivo in campagna, sono furbissimi, e poi il mio cane sogna alla grande. Ancora Ambra, che dice anche: viva i ragni, i gatti sognano, e come, i ragni in casa sono utili per tenere lontane mosche e zanzare. E poi c'è chi si chiede, diciamo, dice: il passo successivo sarebbe capire se i sogni possono influire sul comportamento degli animali. Però allarghiamo un po' lo sguardo sul resto anche del mondo animale, lo facciamo in compagnia del nostro secondo ospite, Luigi De Gennaro. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che ringrazio molto per essere con noi e per aver ascoltato pazientemente fino ad ora. Luigi De Gennaro è docente di psicobiologia e psicofisiologia del sonno normale e patologico all'Università Sapienza di Roma. Allora, Luigi De Gennaro, intanto a lei la sorpresa leggere di questi risultati di cui ci ha parlato Massimo De Agro sui possibili attività onirica, diciamo, dei ragni? Ma la risposta è sì e no. Sì, perché quando c'è un nuovo lavoro originale pubblicato è certamente sempre una sorpresa. No, perché c'è un quadro di riferimento negli ultimi anni che ci suggerisce che il bisogno di sonno, o meglio la presenza di sonno, sia distribuita in moltissime specie, anche in quelle in cui non immaginavamo. Faccio un esempio così ci capiamo. Circa 3-4 anni fa, sulla rivista Science, è stato pubblicato un lavoro di grande risalto che ha dimostrato, uso la stessa espressione del collega, un simil sonno in una medusa, piccola medusa, circa 10 centimetri, con un nome bellissimo, Cassiopea. E quindi due cose: primo, in un organismo filogeneticamente molto antico, e poi ovviamente in
una specie che addirittura non ha un sistema nervoso centrale. Quindi solo per dire cosa? Per dire che scoprire stati di simil sonno, o sonno laddove confermato, sta diventando sempre in qualche modo più previsto negli ultimi anni. È stato osservato nel polpo, è stato osservato anche un simil sonno REM, esattamente come nei ragni saltatori raccontati dal collega. Ecco, ma questo proposito, specie, evidentemente. Ecco, quindi, Luigi Giordano, a questo proposito, mi scusi se la interrompo, ma in altri animali sono stati osservati fase REM del sonno? E dunque, dimostrate, diciamo. Il racconto che facevo prima della medusa è riferito solo al simil sonno. Okay. Al contrario, nel polpo, nella seppia, poi ovviamente nei molti uccelli è stato dimostrato il sonno REM. Questo, o meglio, prego. Il simil sonno REM, giustamente va detto anche in questo caso. Questo implica che ci possa essere davvero un'attività onirica in questi altri animali, per esempio nel polpo, lei citava gli uccelli, e poi appunto abbiamo tantissime testimonianze naturalmente di ascoltatrici e ascoltatori che ci raccontano di cani e gatti che sembrano davvero sognare. Guardi, questo è un momento, diciamo così, usuale, mi capita sempre a lezione, quando comincio a parlare di sogni, di mostrare un video di un neonato umano di pochi mesi che è in stato simil REM. Stavolta dico simil REM non perché sia in discussione che sia sonno REM, ma il sonno REM nei primi mesi di vita è un po' diverso dall'adulto ed è addirittura il 50%. Comunque, se sia REM non si discute, si vedono i movimenti oculari e si vedono tutta una serie di espressioni facciali, come se il neonato stesse interagendo nel suo mondo onirico, nei suoi sogni, con qualcosa di molto piacevole. Presento questo breve filmato per dire cosa? Per dire che io, ma qualsiasi studioso di sonno e sogni, non sa fino in fondo rispondere alla domanda più banale. Ma quel neonato sta sognando? Perché evidentemente, senza possibilità di descrizione verbale, se quel neonato sta sognando, se il nostro gatto a casa, il nostro cane, e potremmo scendere nella scala evolutiva, stia sognando, purtroppo diventa inaccessibile. Fatto salvo questa, chiamiamola così, purtroppo rettifica, va detto una cosa: verosimilmente quel neonato sogna, verosimilmente il gatto di casa che vediamo durante il sonno sogna, e verosimilmente il cane. Ovviamente non sappiamo né dimostrarlo in queste specie, neanche nella specie umana, figurarsi in specie come gli artropodi, come i ragni saltatori o come i polpi. Tra altre cose, per pura coincidenza, il polpo non solo oscilla tra fasi REM e non REM, ma lo fa in maniera sinergica cambiando colorazione. E quindi in qualche modo il cambio della colorazione della pelle è in qualche modo espressione di questo passaggio fra stati fisiologici diversi. Luigi De Gennaro, abbiamo citato tanti animali, tante specie diverse. Lei faceva cenno prima, no, al percorso evolutivo che naturalmente ha portato alla grande differenziazione di forme di vita che vediamo oggi. Noi che cosa sappiamo sulla funzione che il sonno riveste nelle diverse specie animali e sull'origine del sonno? Cioè, abbiamo identificato in qualche maniera un momento in cui davvero compare il sonno, oppure siamo in una fase, come lei diceva, in qualche maniera espansiva delle conoscenze, no? in questo campo affascinante? Diciamo così, due risposte. La prima non è mia, è di un autorevole studioso del sonno degli anni 60, Alan Schatten, diceva sostanzialmente: sarebbe il più grave errore dell'evoluzione se il sonno non svolgesse una funzione fondamentale per l'individuo. Nel dire questa frase, molte volte citata, si allude evidentemente al fatto che almeno la specie umana spende un terzo della propria vita dormendo, e se non svolgesse una funzione di base, evidentemente sarebbe davvero il più tragico errore dell'evoluzione.
Detto questo, però, poi alla domanda che lei mi fa è dove inizia nella storia dello sviluppo delle specie la necessità del sonno? Il punto, diciamo così, più antico, gliel'ho prima accennato, sì, è la presenza in questa medusa, che è filogeneticamente molto antica. Anche qui, per correttezza, bisogna usare la stessa espressione usata dal collega, simil sonno, cioè si creano delle condizioni artificiali in cui si simulano alcune condizioni in cui ci aspettiamo di vedere fenomeni tipici del sonno. Per esempio, si deprivava di sonno o di simil sonno la medusa, e la medusa nel giorno successivo presentava le stesse inefficienze comportamentali che abbiamo noi quando siamo deprivati di sonno, sostanzialmente. Ma solo per dire come si arriva a dire che simil sonno. Detto questo, rimane la grande questione, anche questo in qualche modo alluso dal collega: molte funzioni, almeno alcune funzioni del sonno, possono o potrebbero essere garantite anche solo dall'acquiescenza, dall'immobilità, senza necessariamente ricorrere al sonno. Perché dico questo? Dico questo perché il sonno, per molte specie, soprattutto le specie predate, è una finestra di grande rischio. Perché? Perché mette la specie predata in condizioni di potenziale rischio rispetto al predatore. E quindi, dal punto di vista generale, uno potrebbe dire sarebbe molto più efficace e più sicura la quiescenza motoria, cioè l'immobilità come stato di ripristino, ma evidentemente non basta, perché evidentemente lo sappiamo certamente in tutti i mammiferi, lo sappiamo in una serie di uccelli, il sonno senza simil, certamente descritto con la classica descrizione dell'attività cerebrale, esiste in queste specie. E poi il bello di studi come quello appena pubblicato è cercare di capire quante altre specie hanno questa necessità. Posso aggiungere la drosofila, il moscerino della frutta, protagonista di tantissimi esperimenti, di tanti studi, con certi meccanismi simili o paragonabili a quelli umani. Allora, grazie Luigi Di Gennaro per averci fatto questo quadro di visione generale. Torno un attimo da Massimo De Agro, quando manca poco più di un minuto ormai la chiusura di questa nostra puntata, che sta suscitando anche molte reazioni, molto interesse, molta partecipazione dalle nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Massimo De Agro, deve essere stato, le chiedo anche un'esperienza personale, veramente affascinante osservare questi ragni salticidi, come abbiamo imparato a conoscerli. Nell'articolo pubblicato su National Geographic, la sua collega Daniela Rosser a un certo punto dice, come esperienza aneddotica, insomma, sembrava che a un certo punto questi ragni che stavamo osservando avessero degli incubi, perché da che erano lì, che penzolavano tranquilli, a un certo punto allargavano improvvisamente tutte le zampe, come se stessero gridando come se ci stessero vedendo a noi, magari sognando a noi che li stiamo inseguendo. Deve essere stata un'esperienza molto interessante che la spinge anche ad interessarsi di più di questo settore, più di quanto ha fatto finora Massimo De Agro. È senz'altro affascinante, e nella fattispecie almeno personalmente la parte che trovo interessante è proprio l'avere un pochino una finestra per quello che è il mondo interno di questi animali, quindi il funzionamento della mente e del sistema nervoso. Quindi tutte quante questi comportamenti peculiari ci offrono un pochino una lente di ingrandimento su quello che gli sta succedendo dentro, e questo secondo me è assolutamente impagabile. Quindi quando ci troviamo davanti a un animale che fa qualcosa che non ci aspettiamo, siamo subito costretti a interrogarci su cosa gli sta succedendo dentro, come sta funzionando, quali sono i processi. Grazie Massimo De Agro anche per averci comunicato questa curiosità e questa bellezza del lavoro di ricerca che avete condotto. Massimo De Agro, ricercatore cognizione animale, Università degli Studi di Firenze. Grazie anche a Luigi De Gennaro, docente di psicobiologia e fisiologia del sonno normale e patologico all'Università della Sapienza di Roma. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Un saluto a tutti noi e buona giornata all'ascolto di Radio 3.